L'idea nasce da un racconto di Kafka, l'ultimo, del 1924. E più che una narrazione, un racconto, ci è sembrato una favola allegorica con un fine marcatamente pedagogico. Ci siamo incontrati, abbiamo dialogato un po' attorno all'opera per scoprire quel sentimento di straniamento in cui siamo catapultati quando leggiamo Kafka, o ad ogni modo quella continua sensazione di paradossi, di appunto di straniamento. E abbiamo cercato di trasportare quella temperatura vitale che emerge dalle pagine di Kafka, traducendola in una satira lirica del contemporaneo. Subito devono pensare a se stessi. I nemici sono troppi e sono pericolosi. Spuntano da ogni lato con quegli occhioni grandi. Rileggere Kafka alla luce di questa contemporaneità non meno paradossale, ossimorica, contraddittoria e straniante quanto tutta la temperatura che respira dalle pagine di Kafka ci ha riportati, diciamo, a reinterpretare questo testo, a rileggerlo cercando di conservare quella che Ignazio Matteblanco chiamerebbe una logica alternativa. La cosa interessante di questo work in progress è stato appunto che noi non siamo partiti da una compagnia già fondata, ma stiamo sperimentando, diciamo, questa meravigliosa coincidenza dell'incontro. Questo spiegherebbe anche un sacco di cose, per esempio quando parliamo a vuoto, ma dall'altra parte, ma dall'altro mondo c'è qualcuno che ci ascolta, quando urtiamo cose che non ci sono e dall'altra parte ci sono. Ma l'altro mondo è tutto in rovina e noi qui abbiamo l'opportunità di cambiare le cose.